Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con il Don Giovanni di Cesare Siepi, andato in scena al Staatsoper di Vienna il 26 aprile del 1963. È il debutto, per certi versi tardivo, allo Staatsoper di uno dei ruoli fondamentali della carriera del grande basso milanese. Sicuramente tardivo perché il ruolo entrò in repertorio subito nella lunghissima carriera di Cesare Siepi e soprattutto venne più volte immortalato in numerosi allestimenti tanto negli Stati Uniti quanto in Italia e in Europa. Celeberrima è l'allestimento con Furtwängler, che divenne anche, proprio grazie alla notorietà straordinaria che ebbero gli allestimenti, soprattutto al Metropolitan, uno dei primi film opera che riscosse anche a livello di pubblico e di grande pubblico un successo straordinario. Giunge quindi tardivo questo debutto allo Staatsoper di Vienna di quella che era un ruolo non solo fondamentale per Siepi, ma palesemente amatissimo dal pubblico viennese. L'allestimento era di alto livello perché avevamo Lisa della Casa come Donna Elvira, abbiamo il Don Ottavio di Anton Dermota e la Zerlina di Anneliese Rothenberger, che era una dei più grandi cantanti che già dagli anni 30 proseguiva con la sua carriera legata soprattutto alle figure cosiddette di soubrette, secondo il taglio che allora era imperante. Grande è questo allestimento. Evidentemente il tardivo debutto in questo ruolo viene accolto dalla critica viennese come la consacrazione definitiva di questo grandissimo basso, di cui quest'anno ricorre proprio il centenario. In quest'ottica, infatti, va vista la decisione di regalare, dedicare la giornata di oggi, 27 aprile, a questo allestimento e soprattutto al carattere che veniva dato da Siepi alla figura di Don Giovanni. La sua vocalità elevata, alta, nobile, descriveva soprattutto il carattere aristocratico della figura che era stata di Tirso di Molina, di Molière, e poi caratterizzata dal libretto di altissimo livello di Lorenzo da Ponte, immortalato poi dalla musica eccezionale di Wolfgang Amadeus Mozart. Quello che caratterizzava proprio l'approccio al ruolo di Don Giovanni era la capacità di Siepi di rendere il suo strumento, tipico proprio della grande caratura di basso, straordinariamente flessibile per riuscire a muoversi a dolci nuance tipicamente legate a questo personaggio. In altri termini, se Siepi, pur con una voce di non torrenziale dimensione, ricordiamoci che erano gli anni di Giulio Neri, che a livello di puro cabotaggio vocale era sicuramente più ricco, come più ricco era anche il suo colore scuro, Siepi si muoveva su un cammino completamente diverso, cioè su una linea di canto solida, appoggiata su una dizione correttissima e una scorrevolezza musicale di straordinario livello. E in questo si ritrovavano le caratteristiche tipiche del canto, che veniva applicato sia ai grandi ruoli verdiani che ai ruoli, per così dire, belcantistici e evidentemente anche al ruolo di Don Giovanni, che è per certi versi, anche a livello di richieste stilistiche, un caso un pochino a parte.
La vocalità di Siepi quindi riusciva a piegarsi con ottima qualità e straordinario livello in queste impostazioni, creando quindi veramente un ruolo unico nel catalogo verdiano e per certi versi anche nella storia interpretativa mozartiana legata agli anni 50 e 60. Come si diceva, una restituzione globale, completa, di livello, che rende quindi l'ascolto del Don Giovanni di Siepi ancora oggi attualissimo. Purtroppo non esiste l'incisione di questo suo debutto allo Staatsoper, ma abbiamo deciso di puntare su un'edizione sempre dal vivo del 1959, sotto la direzione di Crips e di livello tecnico di alto livello. Le pagine che verranno proposte sono due. Prima il celeberrimo La ci darem la mano, in cui ritroviamo tutta la capacità seduttiva di Siepi, il cui valore si dimostra immediato nella qualità morbida e rotonda dell'emissione. Accanto a lui il De Guiden come Zerlina, che evidentemente fa valere la sua fresca vocalità applicata appunto al ruolo di Zerlina, secondo la modalità più tipica degli anni 50, che era quella proprio di legare queste figure appunto a voci leggere che riconducevano la modalità del canto a quella che era appunto definita con un termine francese ma molto caro al teatro tedesco di soubrette. Accanto a questo troviamo l'altro, per così dire, breve momento di Don Giovanni, considerando quasi una specie di aria, che è la serenata De vieni alla finestra. Anche in questo caso l'incisione è sempre la medesima, ritroviamo la aristocratica nonchalance, per certi versi una specie di annui, che regala il canto di Siepi alla figura di Don Giovanni. Di livello eccezionale è appunto questa esecuzione che possiamo ancora oggi apprezzare grazie alla qualità valida dell'incisione appunto del 59 sotto la direzione di Crips. Buon ascolto e buona giornata a tutti. La ci darem
amor consiglio. Idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi? Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudel come tutti diverti! Ma, signor cavaliere, è vero quel che la dici? La povera infelice è di me innamorata e per pietà deggio fingere amore. Io son per mia disgrazia uom di buon cuore. Vieni alla finestra, o mio tesoro, vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dare qualche ristoro, davanti agli occhi morir voglio. Tu c'hai la bocca dolce più del miele, tu che il zucchero porti in mezzo al esser gioia mia con me chiudere. Lasciati almen veder mio bell'amore. V'è gente alla finestra? Forse d'essa? Non ci stanchiamo, il cuor mi dice che trovarlo doppia. Alcuno parla? Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova. Se non fallo è masetto. Chi va là? Non risponde, animo schioppa il muso. Chi va là? Non è solo, ci vuol giudizio. Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu masetto? Appunto quello, e tu? Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni. Le prego, servo di benedegno cavaliere. Certo, di quel briccone. Di quell'uom senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo. Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ma udite un po' qual è la mia intenzione. Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.